Ciao ragazzi, oggi un nuovo tutorial ispirato a Kylie Jenner. Siete state proprio voi a richiedermelo in un commento. In particolare a richiedermelo è stata Alessia DS che mi scrive: stupenda, potresti fare un make up ispirato a Kylie Jenner? Alessia, ti mando un bacino perché mi hai mandato un bacino in questo commento. E ovviamente ragazzi, se avete altre richieste lasciatemele giù nei commenti. E quindi, dato che siamo in tema San Valentino, ho pensato di ispirarmi a questa sua foto qui, che credo sia proprio perfetta e in tema San Valentino, perché appunto c'è molto rosa e sexy e romantica allo stesso tempo. Spero che il trucco vi piaccia. Inizio ad applicare come base occhi il mio Paint Pot in Soft Ochre di MAC con il pennello Sigma P84. In questo video andrò ad utilizzare tantissime palette di Sleek, che sono molto felice perché era da tempo che non le utilizzavo nei miei tutorial, e vado a prendere la O Naturel, questa con i marroni, e prelevo con pennello da sfumatura Morphe MB25 questo colore qui, che è un color ocra, aranciato, giallino, matte. E lo sfumo nella piega dell'occhio in maniera molto molto leggera, movimenti circolari e molto ampi. Sulla palpebra mobile le indosso un ombretto rosa molto molto freddo, che sinceramente non sono riuscita a trovare dello stesso colore, e quindi ho deciso di utilizzare questo rosa qui della palette di Sleek. Questa qui è la Uso Special, quella appunto con i rosati. La prelevo con un semplice pennello da ombretto e applico il colore su tutta la palpebra mobile, arrivando anche nell'angolo interno. Per illuminare bene l'angolo interno dell'occhio vado a prendere questo viola pallido qui, metallizzato, anzi satinato, dalla Chocolate Bar di Too Faced. Per intensificare la piega poi lei ha utilizzato un colore molto particolare, una sorta di marrone metallizzato, rosato, un colore veramente difficile. E io ne ho trovato uno simile, questo qui della palette Morphe 35T, che vado a prelevare con un pennello da sfumatura un po' più piccolino e lo vado a mettere proprio nell'incavo sotto il mio osso per definire l'angolo esterno dell'occhio e dare quest'ombra che ci farà sembrare subito più sexy. Lei praticamente ha questa sfumatura solo in questa zona, e da questo punto qui non va all'interno ma sale verso l'alto e verso l'esterno, così. Quindi tenete il pennello in questa posizione con il pelo rivolto verso il basso, invece di tenerlo così, teniamolo così e andiamo verso l'alto in maniera molto molto delicata. Sfumo un pochino con il pennello utilizzato in precedenza. Vedete, parto da qui, mi muovo in questo modo, su e giù, e vado sempre più verso l'esterno, così. Da qui, verso l'esterno. Così. Sfumo col pennello grande. Lungo la rima inferiore, poi, lei ha un viola molto molto particolare, perché è un viola spento però leggermente metallizzato, e quindi andrò a prendere sempre dalla palette Morphe questo viola qui, che secondo me è molto molto simile a quello che lei indossa lungo la rima inferiore.
Lei non indossa un eyeliner, ma io voglio comunque dare definizione allo sguardo e quindi andrò ad utilizzare una matita nera soltanto lungo la rima interna superiore. E utilizzo la Black Fever delle Long Lasting di Essence. Come ciglia finte vado ad applicare le Allure Vegas Nail, come sempre utilizzando la colla di Essence. Lei ha delle ciglia super super lunghe, quindi nonostante le ciglia finte vado a mettere il mascara e vado ad utilizzare le I Like Long Lashes di Essence. E ovviamente vado anche lungo le ciglia inferiori dell'occhio, in modo da dare lo sguardo a questo look un po' da bambolina. Bene, a questo punto possiamo passare al viso e quindi vado ad illuminare con il MAC Soft & Gentle ed il pennello Morphe M436. Vado qui proprio all'apice del mio zigomo e salgo verso l'alto in modo da illuminare questa zona qui. Un pochino sull'arco di Cupido, una puntina sul naso. No, lo avete visto? Cioè, ragazze, è volato via e si è spezzato in mille pezzi. Cioè, oh! Profumo di vaniglia che è una cosa bestiale. Comunque, ragazze, volevo applicare il blush, il defunto blush, il disintegrato blush di Deva Cosmetics nella colorazione Sea of Love, che è proprio perfetto per San Valentino. E poi non lo so, mi piace tantissimo questo colore matte, sono obsessed ormai con questo colore, con il pennello Morphe M462. Quindi vado a prendere dalle macerie di questo blush e vado a metterlo sulle gote. Sto ridendo anche se non c'è proprio niente da sorridere. Sorrisi falsi. Vorrei piangere questo momento. Invece no, devo sorridere sempre. Per contornare le labbra scelgo la matita In The Nude di Essence e vado a fare solo il contorno labbra. Ora lei ha un colore molto particolare di rossetto, che è a metà tra un rosa ed un malva, molto particolare, quindi andrò a mischiare due colori sperando che venga il colore giusto. Vado a prendere innanzitutto il rossetto MAC Kinda Sexy, che io adoro, il mio nude preferito, e vi consiglio di prenderlo qualsiasi colore di pelle avete perché è sempre bellissimo. E infatti è quasi finito ed è abbastanza pescato come colore, e con questo look già così mi piace tantissimo. Però ecco, se proprio vogliamo ottenere il suo colore, io andrei ad applicare al di sopra questo rossettino qui di Wet n Wild, che è il Move Out Here, questo bellissimo rosa freddo che tende al malva, e quindi andiamo a vedere un po' cosa viene fuori. Riapplico un pochino di Kinda Sexy sopra. Bene ragazze, questo è il risultato finale. Alla fine ho aggiunto un pochino di matita bianca perché mi andava di dare agli occhi un po' di luce in più, ed ho utilizzato, dov'è, non c'è più, la Bright Eyes di Essence. Vi metterò una fotina, ma la conoscerete tutte, quella anche per illuminare l'arcata sopraccigliare. E niente, spero che il look terminato vi piaccia, è molto facile da realizzare, è molto femminile e romantico allo stesso tempo. E nulla ragazze, io vi mando un bacione, vi auguro buon San Valentino e spero che lo passerete in compagnia e vi divertirete anche se siete ancora single, tanto chi se ne frega, anzi meglio ragazze, divertitevi. E niente, vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellezze. Ciao a tutti.
tutti, allora oggi faccio mi preparo con voi perché era da tantissimo che non ne facevo uno.